Questa sera a Barba e Capelli parleremo di pallavolo femminile in chiave un po' modenese, lo faremo con gli ospiti che vi presento. Io saluto Marco Raguzzoni, importante agente di volley femminile, benvenuto al nostro programma. Grazie, Marco, tra le sue assistite anche Paolo Egonu, e quindi parleremo anche di questa grande fuoriclasse. Saluto anche Eugenio Gollini, consigliere nazionale della FIPA, oggi in questa veste, ma ha tante vesti. Ciao, saluto grazie. Anche Stefano Michelini. Buonasera. Ciao Stefano. Ciao. Volevo chiedere subito, partiamo in maniera leggera, no? Questa candidatura di Paolo Egonu al Festival di Sanremo presenterà nella serata di giovedì. In che misura sei stato coinvolto? Come è nata questa cosa? Ma lei è una ragazza che ha un'agenzia che gestisce la sua immagine. Io sono stato coinvolto per avere l'autorizzazione, la gentile autorizzazione del Vakifbank per presenziare a Sanremo, e non è stato facile perché purtroppo il calendario in questo momento qua è proprio il peggiore possibile immaginabile. Ricordiamo che lei presenterà il 9, gioca l'8 e l'11 di nuovo in campo. Sì, e sono sfide importanti perché contro Novara. E quindi i turchi hanno detto di sì subito? Turchi hanno detto di sì, no, ci hanno pensato un attimo, poi presumo anche che Giovanni, magari da italiano, capisce un po' meglio l'importanza. E loro avranno capito Sanremo, anche l'importanza del Festival di Sanremo, no? E quindi è andata bene. È andata bene. Vediamo poi il risultato finale. Questo vedremo, ma la seguirà tutta Italia. Voglio fare questa domanda a Eugenio Gollini, che tra le sue numerose attività c'è anche quella del musicista. Ti chiedo, tu cosa avresti pagato per essere al posto, non di Paolo Egonu, perché non puoi co-presentare, ma che potresti prendere il posto di Amadeus, ma per poter suonare al Festival di Sanremo? Mi sembra un palcoscenico fuori dalla portata di ogni mio pensiero, quindi non ho mai immaginato di poter pagare per suonare al Festival di Sanremo. Pagherei piuttosto per delle osterie, serate con amici, ecco, questo mi stimola o molto. Magari più essere in platea, che lì già è un grande privilegio essere bello, in platea a Sanremo. Sì. Ma approfondiremo tutti questi discorsi insieme a Stefano Michelini questa sera a Barba e Capelli.